È arrivata, l'attendavamo, Rosy Bindi è qui con noi. Il viaggio com'è andato? È andato bene, sono venuta in macchina anche perché stasera devo rientrare a Roma e domani in Toscana. E è stato possibile, sarà possibile perché a parte alcuni chilometri nel tratto di Lauria a Lago Negro, mi sembra che adesso la famosa Salerno-Reggio Calabria incomincia ad essere una realtà. Se dovessi andare fino a Reggio Calabria avrei ancora due problemini, uno tra l'altro concentrato proprio nella provincia di Cosenza che dobbiamo risolvere, abbiamo già chiesto un appuntamento al ministro Lupi e un altro nell'ultimo tratto verso Reggio, però insomma diciamo che rispetto anche ai tempi della campagna elettorale, quindi qualche mese fa, è già un'altra realtà, sì. Piano piano si incomincia a rompere l'isolamento calabrese. E meno male, perché la questione meridionale qui è sempre aperta, come lei sa. Ci ha detto che rientra a Roma. A Roma c'è una situazione un pochino, la vogliamo chiamare, complicata? Sì, perché siamo buoni, ma la situazione è davvero difficile perché Berlusconi e il PDL continuano a tenere legate le sorti del paese alle vicende personali di Silvio Berlusconi, quindi l'Italia continua a soffrire in questi giorni. Credo che sia chiaro a tutti che cosa è il conflitto di interesse. Sta pesando in maniera drammatica sul nostro paese, sul governo e su una situazione economica sociale che avrebbe bisogno non solo della stabilità del governo, ma avrebbe bisogno di un governo in grado di fare scelte e scelte coraggiose. Che se continua questo atteggiamento che non io definirei eversivo, questo tira e molla continuo e permanente, è chiaro che tutto questo non sarà possibile. Sia il Presidente del Consiglio che il Presidente della Repubblica continuano a rinvocare la stabilità, io mi permetto di dire che deve essere una stabilità che fa cose importanti e che ha il coraggio di compiere scelte che forse da troppo tempo non si fanno. Questi giorni per le problematiche sociali stanno diventando veramente uno stillicidio. Noi lo viviamo tutti i giorni, quotidianamente, tra i problemi. Anche gli iscritti, i simpatizzanti del PD, diciamo, non sono proprio contenti di questa situazione. A loro, ma non solo ai simpatizzanti, a tutte le persone che in questo momento vivono questa difficoltà, questo disagio, il PD cosa dice? Ma il PD dice che intanto si è assunto la responsabilità di sostenere questo governo. Non siamo noi che lo facciamo ballare, non siamo noi che impediamo di fare scelte importanti, e anzi siamo fin troppo rispettosi e di fronte all'arroganza e alla prepotenza del PDL. Però il Partito Democratico non si identifica con questo governo, mentre noi lo sosteniamo. Stiamo preparando il nostro congresso che ci sarà l'8 di dicembre e ci stiamo anche preparando comunque a una stagione nella quale ci auguriamo di poter governare con il nostro programma questo paese, perché in questi giorni più che mai ci è chiaro, ci è chiarissimo che il nostro programma elettorale era un buon programma per l'Italia. Perché noi avremmo affrontato i nodi veri, quelli del lavoro, quelli della scuola, quella dei servizi alla persona, quella della ripresa economica. E certo non avremmo dormito o non avremmo condizionato il lavoro del governo alle esigenze di qualcuno. Quindi mentre sosteniamo il governo ci prepariamo all'alternativa. Un'ultima veloce domanda, questa riforma elettorale, a prescindere da questi momenti, si farà, non si farà? Questa riforma elettorale sa da fare perché credo che il campanello d'allarme non è rappresentato soltanto dalla quasi incapacità a formare dei governi, come abbiamo visto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ma anche da una disaffezione molto forte, sempre più marcata, che c'è nell'elettorato, nei cittadini. Abbiamo superato il 50% di astensionismo alle amministrative e temiamo che questo
potrebbe aumentare se non ci sarà una legge elettorale che consente di scegliere chi va in Parlamento e di scegliere chi governa il Paese.